portare i bambini ad avere disturbi del sonno e ansia. Purtroppo la situazione sta fuggendo di mano. Ragazzi, ci sono genitori preoccupati per Huggy Wuggy, la vera storia del peluche mostro. Infatti vi devo dire che queste notizie che vi sto per dire, ragazzi, è veramente attualissima. Dobbiamo fare veramente molta attenzione e vi spiego comunque tutto durante il video. Mi raccomando, vi consiglio di seguire tutto questa puntata, perché dovrò dire delle cose veramente molto incredibili che dovete sapere assolutamente riguardante questa nuova, tra virgolette, challenge che sta, diciamo, spopolando ultimamente. Infatti dal Regno Unito, dove è iniziato, si sta diffondendo sempre di più un gioco a tema horror che ha come personaggio principale un raccapricciante pupazzo dai denti aguzzi chiamato Huggy Wuggy e che sta spaventando molti bambini. Ho già fatto veramente molti video comunque riguardante questo mostro. Comunque, il gioco, rilasciato da Mob Media, è stato ideato per un pubblico adulto a causa dei suoi contenuti horror, ma purtroppo è riuscito a raggiungere anche molti bambini nel giro di pochissimo tempo. Ragazzi, prima di continuare vi ricordo di lasciare tanti like e iscrizione al canale, perché è veramente molto importante. I genitori sono infatti preoccupati dell'impatto che Huggy Wuggy sta avendo sui loro figli, che sembrano alquanto terrorizzati dal suo aspetto e dal suo modo di muoversi. Ma in cosa consiste questo gioco tanto temuto, che ormai voi del canale lo sapete meglio di me? Il gioco è ambientato all'interno di un negozio di giocattoli, colmo di nascondigli, corridoi e passaggi segreti. Lo scopo è quello di salvare i vari dipendenti del posto, risolvendo una serie di enigmi e scappando dal peluche assassino. Quando fallisci nel risolvere un indovinello, Huggy Wuggy ti raggiunge e ti vuole mangiare. È evidentemente, quindi, non si tratti di un gioco per bambini, dato che incute terrore anche a persone molto più grandi, compreso io, ragazzi. Vi devo dire che la prima volta che l'ho provato ci sono rimasto veramente colpito. Infatti, basta guardare lo scenario e l'ambientazione per capire come tale gioco possa spaventare e incutere incubi a tutti. Infatti, in una scuola del Kent, la Deal Parish Primary School, gli insegnanti hanno dovuto convocare i genitori degli alunni per avvertirli che molti di loro erano letteralmente terrorizzati da Huggy Wuggy, perché altri studenti avevano iniziato ad intimidirlo ripetendo una delle sue frasi celebri: abbracciali finché non esalano l'ultimo respiro. Un team di psicologi, esaminando il gioco, ha dichiarato che l'adrenalina rilasciata per lo spavento può portare i bambini ad avere disturbi del sonno e ansia. Per questo sono stati molti a chiedere ai produttori del gioco di inserire dei filtri per limitarne la visione ai più piccoli, proprio a causa dei traumi che esso può provocare a loro. Bisogna inoltre prestare attenzione ai social media, perché vengono caricati sempre più video spaventosi su Huggy Wuggy, soprattutto su YouTube, dove, ragazzi, sto portando veramente molti contenuti anch'io. Non lo so se riesco a mettere magari questi contenuti ma con una maggiore età, o comunque vedo se riesco a fare una cosa del genere, se veramente è una situazione così preoccupante. Per adesso, comunque, anche dai commenti, dai like che state lasciando, comunque vi sta piacendo, quindi non mi sembra il caso di fare una cosa del genere, però non so se magari in futuro YouTube metta come monetizzazione, diciamo, un pochettino minore e una visibilità un pochettino minore ai video riguardanti Huggy Wuggy, Poppy Playtime, eccetera, eccetera. Perché, come potete vedere, ha veramente dell'incredibile e sembra che molti bambini hanno veramente dei disturbi nel sonno dopo aver guardato veramente molti video. E vivamente spero che anche i miei iscritti, o comunque voi che state guardando questo video, anche se magari venite da fuori, non abbiate mai avuto un attacco nel sonno, come non dormire, non riuscire a dormire a causa della paura, o magari dormire con la luce accesa. Ragazzi, se vi è successo una cosa del genere, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché sono veramente molto curioso per sapere dove sbaglio a parlare. Magari dico qualcosa che non va bene, magari dico qualcosa che preoccupa un pochettino troppo, che non deve assolutamente succedere, ragazzi, perché io non voglio
fare del male a nessuno. Io sto solamente parlando di un videogioco, sto solamente portando un personaggio pubblico che esiste, che comunque è il personaggio, tra virgolette, principale della saga di Poppy Playtime. Come sappiamo, questa, diciamo, sicuramente molti di voi non sanno, ma questa è una delle cause che tende a rilasciare, dopo veramente molto tempo, il capitolo 2 di Poppy Playtime. Proprio perché esiste questa cosa che comunque anche i creatori sono riusciti ad intravedere, veramente anche nel suo pubblico, hanno visto che incuteva veramente troppo terrore e non sanno cosa fare. Magari stanno rendendo il capitolo 2 un pochettino meno, diciamo, meno spaventoso come era il primo. Ragazzi, cosa ne pensate voi di questa notizia? Secondo voi può essere una cosa buona o può essere una cosa brutta? Allora, io adesso non so di per certo come chiamerò il titolo di questo video, ma collegandoci al discorso di prima, che vi avevo parlato di questa frase celebre di Huggy Wuggy: abbracciali finché non esalano l'ultimo respiro. Ebbene sì, ragazzi, come vi ho detto anche a inizio video, proprio quando sono partito con il video, esiste una challenge, la Huggy Wuggy Challenge. In che cosa consiste questa Huggy Wuggy Challenge? In pratica, ragazzi, esiste comunque di prendere una persona con abbastanza un corpo, diciamo, veramente grosso, diciamo, che abbia veramente una stazza buona rispetto magari agli altri, prendere e abbracciarli fino a togliergli il respiro, stringere veramente molto molto forte, come di per certo tende a fare Huggy Wuggy. Questa challenge si sta diffondendo veramente tra i più giovani, tra i bambini che vanno dai 7-8 anni fino ai 13-14, quindi veramente, veramente tanto tanto giovani, dove che comunque può venire fuori atti di bullismo anche da parte di tutti, perché comunque una challenge e sicuramente la vittima che viene abbracciata non vuole assolutamente un abbraccio così forte, un abbraccio così lungo da togliere il respiro. Certo, adesso non c'è stato nessun caso di decesso, nessun caso veramente allarmante, ma comunque su internet, se fate la ricerca Huggy Wuggy Challenge, potete vedere delle testimonianze veramente incredibili dei genitori che hanno visto i loro figli davanti alla porta di scuola venire abbracciati talmente forte dal suo compagno di grossa stazza da quasi soffocarlo. Ragazzi, non è una cosa da scherzare. Io vi ho portato questo video un pochettino per sapere un po' la vostra, cosa ne pensate di questa storia. Huggy Wuggy sta facendo impazzire tutto il web, sta facendo impazzire tutto il mondo. Dobbiamo stare veramente attenti a questa creatura, o comunque dobbiamo prestare molta attenzione ad Huggy Wuggy. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questo video. Vi ricordo sempre l'iscrizione. Infatti al centro vi iscrivete al mio canale. A destra trovate il mio ultimo video che ho fatto di recente. E qui nella mia sinistra trovate una playlist che ho creato appositamente per voi. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.